Aspetta, chi c'è? Allora, parla il Ciolle, appuntamento classico, con grattatina di testa, non vi faccio vedere i capelli, sono in condizioni pietose. Ecco, allora, il tema, l'argomento qual è? Allora, il ruolo del Ciolle, qual è l'argomento? Ammetto, ti posso dire come ha detto lui, vabbè, tutta la La tua carriera? La mia carriera! Ho cominciato! Ma una volta ne abbiamo già parlato, comunque vai, proviamo a inventarci qualcosa. La mia carriera è cominciata da Lammeri, era in seconda categoria. In sé? In seconda. Seconda, seconda come si scrive? Se? Se? Seconda categoria. Ma con la sci o con la G? Seconda. Seconda, ah ecco. Poi? Secondo me cominciata da Lammeri, era allenatore Petroni. Sì, Petroni chi? Petroni, e ora ha fatto anche lui, ha fatto anche la rappresentativa. Ah, Petroni Franco. Franco, sì. Ha fatto il primo anno, c'era lui. E te che facevi? Portavi le valigie? No, io facevo guardaline. Ah. Perché a quel tempo non c'erano i guardalini. Non c'erano? No. E oggi ci sono in seconda? Seconda, ma non so se ci sono. Come non ci sono? Cioè, lo sai o non lo sai? Io per me. Per te? A quel tempo non c'era, ora oggi. Non lo so. Ah, non sai se in seconda categoria ci sono i guardialini o no? No, no, non saranno, faranno. Da che categoria iniziano i guardialini? In guardialini? O assistenti, come si. Assistenti. Assistenti, comincerebbero dalla prima categoria. Comincerebbero o cominciano? Cominciano dalla prima categoria. No. Risposta sbagliata. La prossima volta facciamo i quiz, ti prepariamo una serie di quiz e vediamo quanti ne indovini, per i nostri che dite? O lanciamo l'idea, fate le domande al Ciolle e lui risponde. No, ma finiamo questo discorso degli assistenti. Da quale categoria iniziano gli assistenti nei campionati dilettanti? Per me, per te. È della prima categoria. Risposta sbagliata. Risposta sbagliata. Quindi? Dall'eccellenza. Risposta sbagliata. Non ne indovini una. Da quale categoria? Eccellenza neanche. No. Prima neanche. No. Seconda. Seconda. Le dici tutte meno che quella giusta. Sarà quale? Quali sono le categorie dei campionati dilettantistici? Già, ripassiamo. Ah, l'altro, va bene, chi c'è? Saranno in girone D. Girone D? Le categorie. Categorie. I dilettanti, in che categorie si dividono? Qual è l'ultima categoria dei dilettanti? Partiamo l'ultima da. L'ultima è la terza categoria. Poi risalendo. Poi la seconda categoria. Sì, sì. Seconda. Poi? Poi dove c'è la prima e poi c'è l'eccellenza. Ah, ecco, c'è l'eccellenza. Dalla prima si va in eccellenza, cioè chi vince il campionato di prima va in eccellenza. Sì? Non esiste la categoria, fa una categoria tra la prima e l'eccellenza? Sì. Come si chiama? Non ti ricordi. Pro? Promozione. Ah, è nata la promozione, quindi te vorresti fare il giornalista, ok, ma non sai le categorie. Sì, perché no, ma io faccio. Il Lammeri è in promozione, no? Il Lammeri, che no, categoria è? Eccellenza. È in eccellenza il Lammeri? E nel girone che c'è la Forgomarda, che c'è. Chi c'è? Ah, Villa Basilica. Che campionato è quello? Promozione. È dura, con te è dura davvero, non ci si fa con te, Allora da Lammeri, dopo di lì cambi discorso? Sì, ma Lammeri poi dopo di lì che Lammeri di lì dopo dissero noi si fa l'eccellenza, va bene, come l'eccellenza? Dalla seconda fanno l'eccellenza? Sì. In quell'anno lì dove andarono. Cioè fece il salto triplo. Sì. In un anno ha vinto tre campionati. Dopo io andai a Col San Pietro a Vico. Sì, ma questa cosa qui la raccontasti già e vabbè. Chissà che hai raccontato. Allora, i tuoi ruoli quindi nel calcio hai fatto l'assistente e poi hai fatto anche l'allenatore. Ho provato, ma dove? Dove?
Ho provato anche con... Ok. Chi è il matto che ti ha fatto allenare una squadra? Eh? L'ho tentato una volta, era Giovanni. Arrighi Giovanni? Ti ha fatto fare l'allenatore? Ma quanti giorni l'hai fatto? Ho fatto un mesetto. Un mesetto? Che allenavi? Allenato un po' che c'era... Un po' la meglio, ma era troppo in, era di della Juniores. La Juniores, Era i ragazzi del 86. Ecco, dimmi un discorso che te facevi alla squadra, fammi un discorso tipo... Tipo. Di impegnarsi. Ecco. Di venire volentieri al campo, di impegnarsi, di allenarsi, sì. Di mettere un po' la testa, la testa a posto, di essere anche nell'amicizia. Gol come erano? Pallonetti o... No, a quel tempi a quei tempi non c'erano i pallonetti, sì, c'erano, ma le facevano un po' insomma, poi la squadra che modulo usavi? Usavo 5-5-5. Che usavi? 2-3. 2-3? Sì. Cioè due in porta? No, uno in porta. Ah, uno? Quello però non si consegue. Il portiere. Quindi il modulo è... Era 2-3, ma 2-3. 2-3. Cioè gioco in 5, giocavi a 5, era calcio a 5? No, giocavano a calcio a 11, ma tanto i punti abbiamo fatti 20 punti. Ah, 20 punti, ecco. E i tuoi allenamenti come erano strutturati? Io mettevo un po'... Cioè l'allenatore metteva il birillo, facevo... No, l'allenatore è di te, hai toccato di te l'allenatore? Il vice in me. Ah, vice, ho capito. Ma ti mettevi la tuta, ti cambiavi? Sì. Davvero? Forse facevo anche l'arbitro. Ah, allenatore arbitro, bellissimo. Poi hai fatto anche il direttore sportivo, è vero, mi hanno detto? Un po' nella società, un po' anche... Qual è il ruolo del direttore sportivo? Il direttore sportivo aiutava un po' a... era a quei tempi... No, ma che ti dico, eri te? Hai toccato te? No, era un po' la meglio? Un po' vice. Vice direttore sportivo. Ho capito. Vice. Era vice. Te sei il vice di tutti, eh? Vice giornalista, vice arbitro, eh? Sei il vice. Va bene, basta così oggi? No, ma poi abbiamo già detto con San Pietro a Vico, dopo San Pietro a Vico. Va bene, via. Ho girato, aspetta. Ma il tempo a disposizione è scaduto, forza, e qui se no... Saluta tutti, dai, che cosa auguri in questo weekend? Auguro che di che cosa di auguri? Di buone feste. Ah, buone feste, siamo già alle feste, eh? Va bene, via, felice? E finisce anno, buon divertimento, l'appuntamento a quando è? A me è mercoledì. E come mercoledì? È venerdì oggi. Va bene. È uguale, no? Trans 16, via.